Buongiorno amici, benvenuti nel mio canale, nella mia cucina. Io sono Adriano e preparerò due ricette alla settimana, il martedì e il giovedì. Oggi, come avrete letto nel titolo del video, faremo uno speciale dei 2500 iscritti. Grazie, grazie, grazie tante, grazie, grazie, grazie. Non finirò mai di ringraziarvi. Grazie. Quindi oggi, per ringraziarvi, per fare un bel video speciale, faremo un dolce che ci metteremo proprio pochissimo tempo e poi vi racconterò com'è andata la mia avventura a Malta con Mauro e Roberta. Quindi seguitemi e iniziamo. Intanto vi volevo far vedere cosa mi hanno regalato oggi. C'è il cucchiaino, lo shaker, il pestello, ci sono i vari tappi per le bottiglie di liquori. Il libricino per fare i cocktail, comunque è tutta l'attrezzatura per fare i cocktail. Allora, mi è stato regalato perché io la settimana prossima inizio un corso di bar e di barman dove ci insegneranno a fare i cocktail e cose che fanno al bar, insomma. Ma questa è una parentesi. Iniziamo. Intanto iniziamo a fare il dolce. Serviranno 100 ml d'acqua e 100 ml di albumi. Non vi ho ancora detto come si chiama questo dolce, si chiama albumino sacher. Allora, accendiamo il fornello e dobbiamo portare ad ebollizione girando il composto. Una volta che arriva all'ebollizione, dobbiamo farlo bollire ancora per 2 minuti. Dall'ebollizione 2 minuti, poi si dovrà spegnere. Quindi iniziamo a mescolare. Vedete, sta diventando bianco. Una volta che bolle, la crema deve opporre resistenza, quindi deve diventare un po' dura, cioè duretta. Deve opporre resistenza, questa è la parola giusta. Ok. È diventato bianco. Non sta ancora bollendo, vedete? Guardate, vedete che sta diventando tutto un tipo uovo bianco cotto, insomma. 2 minuti la cuocete. Guardate. Una volta che passano i 2 minuti, bisogna spegnere. Ecco qua, vedete? Possiamo spegnere, vedete? Ok, ora cosa facciamo? Prendiamo il composto e lo mettiamo in un frullatore. Mettiamo in un frullatore. Non preoccupatevi se sentite odore di uovo, poi andrò via proprio all'istante. Adesso appena frulliamo. Ok. Ora nel bicchiere del frullatore, insieme all'albume, mettiamo
15 grammi di cacao amaro, un cucchiaio di zucchero e una o due gocce di aroma di arancia. Naturalmente potrete mettere quello che vorrete all'interno, cioè potete mettere un aroma di rum, come piace a voi. Io metto l'arancia perché mi piace di più. Ora accendiamo e frulliamo. Ok, ora riempiamo due vasetti. Ora mettiamo della marmellata di marmellata della confettura di albicocca. Un cucchiaio da una parte e un cucchiaio dall'altra. Così. A questo punto, vedete com'è? Dobbiamo sciogliere del cioccolato fondente, 50 grammi basteranno per coprire la nostra marmellata di albicocche. Quindi sciogliamo 50 grammi di cioccolato fondente, microonde va bene. Ecco qua, ho sciolto un po' di cioccolato amaro e ora lo mettiamo sopra la nostra marmellata. Ok, quindi due cucchiaini di qua e due cucchiaini di là. 50 grammi. Ora questo andrà messo in frigo. Ok? A posto. Ecco qua, il dolce è pronto. Adesso vi racconto un po' della mia vacanza a Malta. Stavolta abbiamo viaggiato in tre, scusate, ma io faccio anche altro. Intanto abbiamo viaggiato in tre, io, Mauro e la cugina. Ci siamo divertiti parecchio. Intanto mi sto preparando il couscous. Cioè, ho preparato il couscous per pranzo e mi preparo la ciotola, la ciotolina, la boule, non la ciotola, sennò sembra la ciotola per i cani. E l'ho fatto con degli straccetti di soia. Sarà il mio pranzo. Ecco, io intanto mangio pure perché ho una fame. Siamo partiti venerdì. Siamo arrivati a Malta verso le... Allora, siamo partiti alle 11:30, siamo arrivati verso l'una. Alle 2:30 eravamo in albergo ed eravamo in quella zona molto moderna, vicino a Paceville. Da lì abbiamo appoggiato le cose in albergo e siamo andati a La Valletta. Abbiamo preso un Uber che è molto conveniente, ce n'è dappertutto, tu lo chiami, dopo un minuto arriva e si spende pochissimo. Noi eravamo in tre e quindi una corsa diviso tre sono 3-4 euro. Quindi 12 euro diviso 3. Siamo andati alla Valletta, abbiamo fatto un giro, siamo andati al mercato della Valletta. Cosa abbiamo visto? Il centro, il Parlamento, che
che ha fatto piano. Siamo stati alla fontana, abbiamo mangiato i pastizzi, abbiamo fatto un sacco di cose, abbiamo riso come dannati, ci siamo tanto, tanto divertiti. Abbiamo mangiato veramente un sacco. Ma la cosa bella è che a colazione mi sono portato le bustine, perché così a pranzo non andavamo in ristorante, quindi mangiavamo la roba della colazione, tipo panini con formaggio e prosciutto di tacchino, oppure salsicce, c'era un po' di tutto, e quindi così abbiamo veramente mangiato tantissimo. Sabato invece siamo riandati alla Valletta a vedere Piccola Casa Rocca, che se andate lì ve la consiglio, è molto carina. Dentro la Piccola Casa Rocca c'è un pappagallo enorme che vi saluta e parla con voi. Poi siamo stati, anzi, Roberta è stata alla cattedrale e noi siamo andati a mangiare due fette di torta. Io ho preso una fetta di torta alle mele e Mauro, non mi ricordo, c'aveva del bianchino sopra, non, era le mandorle se non sbaglio, comunque molto buone. Poi da lì siamo andati alle tre città, Vittoriosa, però abbiamo girato solo Vittoriosa, ci siamo andati con una barchetta, abbiamo pagato 2 euro, pochissimo, per attraversare da Malta, da Valletta a Vittoriosa. È stato veramente bellissimo. Abbiamo mangiato un panino che ci siamo fatti a colazione. Abbiamo girato il centro, siamo stati al museo, adesso non mi ricordo come si chiama, museo, ve lo farò sapere, perché sono stanco ancora, sono rientrato ieri sera, quindi sono ancora. E comunque, a parte tutto questo, poi siamo rientrati, siamo andati in un ristorante libanese dove ho mangiato veramente male, che è male a dir poco. Ho speso 30 euro per mangiare male, non c'era niente di che mi piacesse, a parte delle costolette di agnello che mi hanno portato, ma comunque, cioè, erano così, così piccole, così. E il pane che mi hanno messo attorno a queste costolette era secco, bisognava per forza avere delle salse, perché ce le hanno portate le salse, però era talmente poca la salsa che non riuscivamo a bagnare il pane. Comunque abbiamo speso 94 euro lì in questo ristorante libanese e non ci è piaciuto. E niente, poi ieri invece, che era domenica, siamo andati a Medina e a Rabat e siamo rimasti tutto il giorno lì. Abbiamo mangiato il nostro panino, siamo andati anche lì a mangiare 3 fette di torta. Io l'ho presa al cioccolato e caramello, Mauro l'ha presa alla carota e Roberta cioccolato e arancia. Erano buone tutte e tre, ma molto pesanti. Erano alte così e grandi così. Lì abbiamo speso sui 22-23 euro, però li meritava. E niente, questa è stata la nostra vacanza. Verso le 5 e mezza ci è venuto fame, abbiamo preso 7 pastizzi al pollo, e uno l'ha preso Roberta con i piselli. Siamo andati, poi da lì abbiamo chiamato un Uber, un ragazzo siciliano, che ci ha portato in aeroporto e da lì poi siamo entrati in aeroporto. Siamo partiti in orario, siamo arrivati prima del previsto, pensavo ci mettesse 1 ora e 20, invece ci ha messo circa 50 minuti. E questa è stata la mia avventura a Malta. Ci siamo divertiti, cosa dire? Vi ringrazio ancora per esservi iscritti al mio canale, siamo più di 2500 adesso, perché abbiamo superato i 500 abbondantemente, di 30-40 persone. Spero che ancora vi iscriviate.
E spero che non mi abbandonerete. Aiutatemi iscrivendovi al canale. E niente, io vi saluto, però prima di salutarvi devo farvi vedere il dolce che ho fatto. Quindi guardate che bontà. Ora l'assaggio. È un buon budino, leggero, gusto sacher. Veramente buono. Se questa ricetta vi è piaciuta, mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e mettetemi qualche commento. Grazie ancora. Alla prossima, ciao!